Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Direi soprattutto di iniziare e non perderci in chiacchiere salendo sul trattore. E allora, mi avete detto un po' com'è questa mappa. Siete contenti di questa serie, diciamo? E vabbè, tiriamo il telo, dato che abbiamo messo il telo rosso, lo tiriamo. E mi avete detto che ci sono tre farm, appunto. Noi abbiamo la prima e ce ne sono altre due. Quindi direi che per ora andiamo con questa. Adesso cerchiamoci il nostro punto di stoccaggio, che non ho la più pallida idea di dove possa essere, ma penso che sia qua sopra. A guardare, qua sembra che ci si faccia la lana per le pecore. No, galline. Che ci producono qualcosa le galline, sì, sembrerebbe. Eh sì, questo è il pollaio. Salta? Riesce a saltare? No. Ok, rieccoci. Chiudiamo il pollaio. Beh, sarebbe interessante. In teoria qua si dovrebbero poter comprare, esatto. Non so se comprarle. Fossero state pecore, sarei stato un pelo più propenso all'acquisto. Devo ancora scoprire tutto. Qua water refill point. Qua per la ricarica dell'acqua. In teoria è, vedete, qua sopra, esatto. Noi buttiamo qua il nostro raccolto. Aspettate, ho visto anche un'altra cosa. Questo qui cos'è? Si potrà aprire? No, peccato. Guardate che dettagli, mamma mia. Storage. Ah, ok, prendiamo. È da buttare qua. Cioè, buttare, si mette qua. E mi avete detto che per dormire devo andare solo a bel paese. Si può andare. E qui cos'è? È soltanto figurativo. Pensavo fosse da scaricare qua, invece no. Beh, devo dire che mezzo piccolo qua ce l'abbiamo. Cioè, piccolo, mezzo non troppo grande ce l'abbiamo. E ci viene molto comodo perché diciamo che è abbastanza grande come mappa. Cioè, è abbastanza piccola come mappa. In questa zona qua. Vediamo un po' com'è. Non scarica più perché? Ah, ok. Ok, frumento lo sta scaricando. Abbiamo già un po' nello st di stoccaggio, quindi buono. La modalità è, mi sa, media. Facile, ok, buono. Quindi possiamo guadagnare qualcosina almeno. Adesso direi di andare giù sulla trebbia. Il prossimo trattore direi che punterei su un trattorino un po' più piccolo. Perché per gli inizi ci può stare. Ma avete dato dei consigli anche sui prossimi trattori? Nel senso di partire e prenderci, che ne so, mezzi piccolini. E mezzi vecchi e poi espanderci su cose un pelo più nuove. La trebbia è a posto, quindi direi di chiudere e di ripiegarla. Ok. Saliamo di nuovo sul nostro Fiat. Ma avete anche chiesto dove l'ho preso, ragazzi? Avete chiesto dove l'ho preso, ma comunque, ragazzi, questa qua sono mod che ho da un sacco di tempo, da più di un anno, e non saprei neanche io, sinceramente. Quindi, davvero, sembra tipo brutta dire, però basta che cercate su Google Fiat F140 e lo trovate. Ecco. Allora, quindi come trattorino penso che punteremo su qualcosina di vecchiotto. Cioè di vecchiotto, di. Sì. Vabbè, non il classico lì. Magari ci può stare un bel TS Series, soltanto che costa tanto. Oppure no, sapete cosa ci sta? Ci sta questo trattorino qua. Oppure questo da 103 cavalli. Qualcosa di particolare. E sapete che questi mezzetti qua meritano parecchio. Eh sì. Allora direi di sganciare qua il rimorchio. E dato che abbiamo un solo campo, direi che possiamo iniziare già a prepararlo. Se non mi sbaglio c'era qua la seminatrice. Esatto. Con la combinata. Adesso inizierete tutti. Ma no, è troppo potente qua e là. Cioè è troppo poco potente.
Allora, vediamo un po' prima di tutto. Il campo secondo me va arato. No, non va arato. Vabbè, meglio. E vediamo un po' cosa c'è in giro. Ah, qua tutta la zona. Si va a zone, quindi. Il campo H. Invece questo è un punto di vendita, credo. Qua è bel paese o qualcosa di simile. No. L'Italia, sì, lo paro. Boh, bel paese, non ricordo dove sia. Vabbè. E che vi devo dire? Vabbè, andiamo con questa accoppiata. L'ideale, no, dai, facciamo le cose fatte bene. Ci serve un aratro. Vediamo se c'è qualcosa di un po'. Oh, qualcosina c'è. È piccolino, però va bene. 1,2 m. Direi di andare con questo Lemken. Ci vendiamo il nostro. Questo qua richiede più cavalli. Ma no, dai, un bel aratro artigianale. Volete non metterlo? Trivomere. È un bel trivomere. Dai. Dai, andiamo su questo. Color principale. Farei sto qua. Nardi. E ci vendiamo. Andiamo a vendere quell'altro che abbiamo già. Che ho intravisto lì sopra. In teoria dovremmo pure guadagnarci perché questo ci costa un po'. Cioè, è bello costoso. Così che la rattura periodica, dai, mettiamola a sto punto. Non è qua, ma è qua. No, era questo. Erbicida no, calce richiesta, rattura periodica necessaria, sì. Quindi vabbè, ci vediamo direttamente allo shop, non sto neanche più a farvi tutto, vedere tutto il viaggio. È un pelo più largo questo, ma non mi ispira, non ce lo vedo molto bene. Si può. Vediamo se ripara. Ah, riparandolo si può vendere, ok. Ok, vendiamolo. Ci siamo fatti 1000 euro dal nostro vecchio aratro. Non mi ricordavo di sta cosa che bisognasse prima ripararlo. Comunque, ci prendiamo il nostro aratro, sperando vada bene. Magari una zavorrina gliela metterei, eh. Una zavorrina. Ma cosa potremmo mettere un po'? Arma track, non è male. Pure, no, classico Summit Far, no. Direi di mettere questa qua. Ci sta, ci sta. Mi piace. Anche questo non saprei da dove arrivi, sinceramente. Spero che vada bene al nostro trattore. No, ci serve il triangolo, giusto. Giusto, giusto. Il triangolo spero di avercelo. Dai, non mi promette bene il fatto che non lo trovo subito. Dove sarà? Dove sarà mai sto triangolo? Non c'è. Eccolo qua. Ok. Non so perché, ma mi è sempre piaciuto. Quando andavo in Svizzera, cioè dalle mie parti. Sì, molto in avanti. No, però secondo me può essere. Eh no, è troppo pesante. Davvero troppo pesante, direi. Vabbè, noi ce lo portiamo su, poi casomai proviamo. Se sembra troppo pesante, lo eliminerei. Perché prende troppo in avanti il trattore. Però adesso non punta giù l'aratro. Soltanto per il trasporto. Quando lavorerà magari ci darà problemi. Quindi ci vediamo direttamente su a sto punto. Comunque, Ctrl G che si attiva. E in teoria c'è questa modalità esatto di affittare i campi. Tipo io sto vedendo il campo 17, che è un bel campo a frumento. Dato che è lì così. Sì, Ctrl G avevamo detto. Campo 17. Ad affittare ci costa 2000 euro e per un giorno. Volendo potremmo fare questa cosa di affittare i campi per guadagnare un po' dal raccolto e poi rivenderli, cioè restituirli al proprietario. Non lo so se secondo voi può essere una cosa sensata.
Oppure no, cioè ditemi un po' voi nei commenti cosa vorreste vedere. Io magari un campetto così lo prenderei in affitto, me lo trebbio e poi magari un po' più piccolo del 17. Lo trebbierei, me lo in affitto e poi lo restituisco. E fatemi sapere se magari è bello da fare proprio in video oppure è meglio che lo faccio off camera come cosa. E niente. Perché vabbè, ci servono soldi davvero su questa. Nella farm e non è che ne abbiamo chissà tante. Sì, 100.000 euro non sono pochi, però dovremmo spenderli anche per altro, non solo per i campi, ecco. Ok, ritorniamo indietro. Aratro che sembrerebbe andare bene anche. Sì, la zavorra davanti è un pochettino pesante, però neanche eccessivamente. Ci vorrà una vita perché, come vedete, un aratro da 1,2 m tipo, avevamo letto. Quindi non è che sia sto grande aratro, però almeno ci portiamo avanti col nostro campetto. In teoria ho la mod questa qua, dall'aiuto. No, era alt. Con questo. Facciamo fare il giro per così, avanti e indietro. E in teoria va da solo, guardate. Dovrebbe andare da solo. Non va perché in teoria potrei andare più sulla destra del campo. Ma no, così va, dai. Non va male. Adesso vediamo un po' come fa in fondo. E volevo guardare una cosa io. Volevo guardare una cosa che non mi ricordo più cosa. Ah, ok, volevo guardare questa cosa, ovvero come ci dava il campo, se ci dava la aratura periodica richiesta. No. Però con l'attrezzatura che abbiamo dobbiamo arare per forza. Vabbè, adesso ce lo prendiamo noi sotto controllo. Dobbiamo arare per forza perché abbiamo un erpice rotante e non si può venire qua direttamente così. E la seminatrice è da vedere. È da vedere se seminare mais, cioè con la seminatrice da mais, oppure seminare, che ne so, colture tipo frumento con l'altra seminatrice. Volendo conviene usare la doppia combinata. Magari prossimo episodio potremmo fare una cosa del tipo che ci affittiamo un trattore e ci coltiviamo questo campo. Affittare un trattore è abbastanza potente da poter, che ne so, un trattore è abbastanza potente da poter trainare giustamente la combinata perché ma avete, solitamente quando faccio delle cose del genere con trattori inferiori di potenza, secondo voi mi mangiate vivo e vorrei cercare di evitarlo, ecco. Questa cosa sì, meglio evitarla. E fatemi anche sapere un po' nei commenti se c'è qualche mod interessante in giro di questo stile. Adesso non so bene che video stanno uscendo, però penso che da quel che sto vedendo questa serie e la Made in Italy siano un po' le più richieste, quindi saranno quelle che porterò un pochettino più frequentemente. Infatti oggi lunedì vedrete questa serie e magari, non so se riesco già domani, magari un video al giorno sta settimana, a parte il sabato e la domenica, però vedo un po' cosa fare, se o domani oppure mercoledì, pensavo Made in Italy. Dovrei portare anche le altre serie, però attualmente mi scoccio perché sono più seguite queste, quindi dato che è già poco seguito il canale al momento, preferisco portare queste qua un po' più seguite. No, volevo dirvi anche una cosa. Adesso non mi ricordo più. Vabbè, capita. Dai, se la cava benino. Ah, volevo, ecco, augurarvi buona Pasquetta per oggi e buona Pasqua in ritardo per ieri, che non ho portato video, quindi non vi ho fatto gli auguri. Mi spiace davvero perché non sono più abituato a questa cosa di farvi gli auguri e tutto quanto, scusate. E comunque qua piano piano si ara parecchio. Si sta arando tutto il campo, men che non si dica. Spero che anche voi siate in vacanza, vabbè, il giorno di Pasquetta di solito sono tutti in vacanza, sia a scuola che lavoro che università. E magari voi lo sarete anche nei prossimi giorni, io no, quindi cercherò di fare il possibile. Ecco, guardate che bello il treno, la locomotiva italiana.
E ecco, adesso io sto pensando come trattore un mezzo un po' stile italiano, ma sapete che non mi dispiacerebbe metterci dentro un bel case vecchio qua. Adesso mi spulcerò un po' tra le mod se c'è qualcosa di interessante. E poi vedrò. Perché cavoli, hanno il loro perché quei mezzi. Davvero tanta tanta roba. Vabbè, io qua intanto vado avanti e sapete cosa? Mi finirò tutto il campo. Vorrei quasi andare a prendere l'altro trattore e iniziare a seminare, ma penso di no. Quindi vado avanti per conto mio. Magari nel prossimo video vi faccio vedere un po' la semina e poi faremo anche altro. E niente. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, commentate, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale se non è ancora fatto. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.